Questa è la sfida finale tra chi dice viva il cervello e chi dice è vero. Embrace Monke. Madonna, c'è una gran lore. Un soldato iper moderno. Una scimmia, una tizia in armatura invece. Una scimmia con la cravatta. Scusa. Una scimmia che non rinuncia mai allo stile, in qualunque contesto, formale o no. Guardate vari modelli, vari colori per questa cravatta che potete ammirare. Nel mentre che, che prema flash, uno stile che gli costa caro perché aiuta a essere grabbato, in realtà è neutral. C'ha quindi un artbox. Questa cravatta è così bella da possedere un artbox tutta sua. Pensate quanto è chic, pensate mamma quanto mia. È quanta personalità. Detto questo, eccolo qua, il boss finale di Samus. Questo gameplay di Dread è davvero interessante. Questo è il finale DLC di Metroid Dread, dove Samus, no scusate, Metroid, il famoso protagonista di Metroid, e il suo amichetto del cuore Ridley, esatto, appunto dovrà beccarsi il boss finale, il boss segreto, il boss simia. Tra l'altro due playstyle completamente differenti. Oddio, i danni è completamente recuperati da un'interazione tipo. Ma tipo poi che interazione una era? Prego, attenzione. Prima che attende fa up B che oh, prova subito la Spike e poi la back air che lo ributta fuori. Spike quella back air è un'opzione di movimento, sì, come sì, la back air, sì, anche esatto. Donkey Kong e anche il side B Donkey Kong. Io allora adesso butto sta cosa, okay, sta bomba. Ok, ho paura. Cosa? Donkey Kong è NES super pesante. Cosa? Giuro. Allora, vabbè, se può muove con le hitbox, quello la cosa sì sua brutta è il suo disadvantage. Può mesciare fuori dalle situazioni e tu non ci fai niente. Guarda, guarda. Dimmi che non è NES. Peccato che non abbia il PK Fire, se no era è NES muscolosissimo, porca puttana. Però la cravatta. In compenso c'ha la, secondo me la sua up B a terra è letteralmente il PK Fire. Okay. E non a caso Gandix gioca. Scusami tanto, ma era, io non riesco a capire, è così forte quel dash attack o stanno tutti sbagliando di AI? Il dash attack di Samus? So che è forte, ma è così forte? Sì, sì, sì. Va bene ragazzi, posso andarmene a casa a questo secondo punto. Te, quel carriato di Quick, come fa a fare le kill? Mamma mia, che io lo odio, se Quick, mi sta sentendo. Esatto, se ci stai ascoltando odio. Vai a fancuore. No, non è vero, io vogliamo bene. Detto questo, ragazzi, prema qua sta prendendo il clacson. C'è poco da dire, c'è poco da fare. Ma mi sembra un matchup veramente divertente. Infame per Donkey Kong questo. Eh sì, sinceramente. Ok, il disadvantage di Samus è quello che ti pare. Però sì, entra, arriva. C'è anche la pubblica dello scudo. Vabbè, ci siamo zittiti per un attimo. Ok. Oddio, mi sa la grab per quale motivo? E poi Io fino all'ultimo credo che eccolo. Oddio, lo sculaccio off stage. Riesce a tornare da qui. Ma perché me ne devo smettere proprio di dire cose. No, la bear sour spot qua non ci riesce ancora. Epatite losca e poi prova la reversal. Ma fortunatamente Epatite losca riesce ad outrangiarlo. Okay, oddio, prova situazione. Il pugnazzo. Se quel pugnazzo connetteva, questo qua era rewind. Ci ha riprovato, eh. E non so neanche okay dirti se se lo riaspettava Epatite losca oppure gli è andata un po' più male. Ma a prema. Quanto è brutto che adesso Epatite losca è quello che è forzato a fare la kill. E guarda quanto sta soffrendo. No, prema! Epatite losca è morto! Vabbè, ragazzi. Ma di che? Di vecchiaia? Che cazzo sì è successo? Dubito, però. È vero, c'ha 3 anni. Come vabbè, ragazzi. No, scusate, ho dato un punto. La persona ha sbagliato. Scusate, ma che dentro di me ha vinto Epatite losca dopo. Donkey Kong e PK Fire sarebbe divertentissimo. Aspetta, guarda chi? Epatite losca. No, qualche, guarda adesso sembra Zakrai Epatite losca, guardalo. Vagamente. Ma c'ha, che stai dicendo? Giuro, c'ha gli occhiali, c'ha il cappuccio sempre, young boy, è moro. È lui, è Zakrai. Zakrai allora dovrebbe usare Samus Viola, immagino. Mamma mia, speriamo che Zakrai ci stia ascoltando. Konnichiwa Zakrai-san. Indubbiamente è qui che ci guarda, cioè me immagino. Sì, che ci capisce tra l'altro poi, a quest'ora lui dorme da tipo 2 ore, penso, in Giappone, insomma. Benissimo, quindi mentre noi parliamo di cose siamo non, del cosa? Non so che cosa commentare di quello che ho visto perché era un sì, ok. Comunque stavo dicendo prima. Ma non lag il dash attack di Samus? Abbastanza ma da farti dire. Ma che vuol dire Samus? Ragazzi, Samus appena Samus è sboccata, basta. Ui, ma cosa sta succedendo?
Damn, Daniel. Cioè, il punto è questo, oh, che... Oh. Ok. Vorrei riuscire a dire qualcosa appena usciamo da questa situazione di legge. Sì, cioè, nel senso, a volte succedono cose che... Non sai proprio neanche come commentare. Tipo questa grab che, scusate, non uccide, beh, anche no. Donkey Kong che sopravviveva. Beh, vabbè, però 163 robolito, ci sta. Donkey Kong che non so per quale motivo ha lasciato uno stage largo a Samus, permettendo fondamentalmente ai patite l'osca. È morto Rock B a... Vabbè, ci sta. Vabbè, sì, forse ha fatto un po' tutto di lo, hanno fatto tutto lo stage di corsa. Sembrava uno di quei video in cui quanto corre veloce il tuo personaggio. Ok, ok. Wow. No, esce una pivot grab qua. Ah, ecco, infatti non capivo cosa fosse quella grab, ok. Penso okay, di sta, sì, dai. Sta iniziando a capire, vedere lo che si deve aspettare una reversa al dietro l'altra da parte di questo Donkey Kong. Sì, anche perché non è che Donkey Kong ha tanti altri modi, no, in beh, realtà. Per carità. Anche perché è stato fregato un pochino e infatti, questa cosa nell'altro game. E Patite Losca ha fatto la dea della speranza di non morire. Ma dovete sapere, cari amici, che quella down smash ammazza a prescindere dalla vostra DI, dato che manda tutti gli angoli fortissimi. Ma hai visto, riuscito a riposizionarsi e a scudare in tempo. Sì. Quanto è forte. Attenzione, attenzione. Bella, bella Zair. Tanti danni, tanti danni. Adesso lanciato... c'era pure il trip. Poteva ucciderlo da un trip, lo sai? Perché, sì. No, più che altro ha lanciato... Charge shot un po' greedy, sì, anche quello. Anche, sì, sia Prema che Patite sono stati veramente greedy. E soprattutto qua, ma Prema. Ma dalla legge strappato dal centro della Pokéball di Pokémon Stadium. Perché no? Perché no? Ok. Cioè, nel senso, la mia opinione su questa cosa è: se la fa Min Min, perché non la può fare un PG che ha dei veri proiettili? Esatto, sono d'accordo. Prema qua addirittura forse poteva avere un'occasione di kill più grande. Ah, è riuscito a grabbare okay, quella cosa. Ok, adesso ho capito qual è il problema qua per Prema. Per Prema specificamente. Siccome lui è il tipo che atterra sempre quelle hitbox che gli tankano, tipo con la armor, ste robe qua, e il fatto che Samus abbia sta grab gigantesca che ti può pivot grabbare, gli staranno problemi, ecco. Ma guarda da dove grabba. Ha sculacciato la simmia. Eh sì. Ha sculacciato. Sculacciato il simmia. Quando smash. Scusami tanto, lo score è questo, abbiamo 1-1. 1-1. 1-1? Sì. Questi game stanno durando molto più degli ultimi che abbiamo visto con Prema, devo dire. Quindi non sono abituato. C'è da dire che infatti secondo me Prema non è abituato a giocare così tanto per ogni partita. Lui, penso che le partite del Prema di media durano 30 secondi. Sono clip. Sì. Sono clip lunghe. Sì, letteralmente. Quindi, ok, risceglie Donkey Kong. Io... avrei anche provato un Dottor Mario, eh. Per favore, so basta. Che lo gioca, so che lo gioca. Ma perché dovrebbe usare Dottor Mario? Il suo main è Donkey Kong. Perché so che lo gioca, so che... Io non ho mai visto in nessun set, un stream di prematura un Dottor Mario. Non so dove tu l'abbia visto. Io, ragazzi, sono sicuro che molta gente potrebbe confermare che prematura un Dottor Mario, solo che sono tutti morti. Quindi, allora... scelta di c'è la mafia, come funziona? Oh, bella Shattuck Bear. Attenzione qua. Ecco, Patite c'ha un po' sta cosa, che è un salterino. Se lo colpisci salta sempre da disadvantage. E Prema sta cosa vedo che la sta un po' capendo, la sta un po' fiutando. Devi stare attento perché se non si è contraddatta questo habit che gli sta venendo scoperto, Patite potrebbe beccarsi brutte sorprese a breve. Sì, decisamente. Ok, adesso è Donkey Kong a legge contro Samus. Come... che è successo? Cioè, Patite ha detto no, non ti lasci trappo, letteralmente. Sì. E Donkey Kong è tornato, ok. E poi? Donkey Kong è tornato così. Ma bello, bravo, che non Patite ha messato. Che non ha messato. Ha detto, se devo morire... No, anche non ha non ha neanche teccato. Quello no, non si fa, il tasto R serve. Va bene. Rischioso. Rischioso qua, ma Prema si fa colpire apposta dal missile. Assolutamente. No! Ragazzi, quanti anni? Dall'emozione si è suicidato. Che cosa? Ragazzi, qualcuno ci può spiegare perché io almeno non ho capito. Tu l'hai capito? No. Ok. Ma è stata l'esperienza più brutta della mia vita. Prema era così fomentato da aver tankato tutto il pugno, che ha detto basta. Oddio, ragazzi, oddio. L'abbiamo già visto Patite morire da sta cazzata. E l'abbiamo ma visto come ancora. Funziona? Da quell'angolo non torna Samus. E che ne so io.
Però, perché, ok, da Ganondorf che... me lo aspetto, ma da Samus? Ma il fatto è che secondo me Patite non sta mesciando dalle grab. Perché a 78 mica Donkey Kong te porta all'inferno in quel modo se mesci. Ok. Ok, forse voleva fare una... Ok, ecco, Si sta innervosendo moltissimo. No, Patite ha smesso di mesciare, raga. No, ha smesso... Per protesta. No, perché altro adesso sta giocando... È, perso, tilta, è tiltatissimo. Ha perso la sua confidence. Ok. Aia, questa è brutta. Devi mesciare di più. Se non mesci, te becchi le cacate. Tipo... Bravo, Prema, che resta on stage stavolta. Non si vuole rischiare. Gli sta leggendo anche Starola la legge, Sì. E adesso l'ha davvero provato a punire. Mamma mia, ha 130 danni contro Donkey Kong, che non è che... proprio muoia quella percentuale. No, soprattutto Donkey adesso no. O lo spike. L'ho vista entrare. Anch'io l'ho vista entrare. Ok, aspettate il momento preciso. E niente spike per lui. Ok, up throw. No, back throw. Forse un po' lo fotte quella di AI. Ma guarda, tanto non moriva da No, pensavo di killare, ci avevo sperato. Aia. Sarebbe stato emozionante. E orribile. Bravo Prema, bella opzione qua. E alla fine ha dato una testata al Charizard, letteralmente. Oh, niente. No. Prematura 2-1. Sta rendendo la vita molto difficile in quello che pensavo che sarebbe stato un matchup molto più a favore di Patite. Eh sì. Però sai che cos'è, secondo me? Su sto terzo game ho visto Epatite molto provato a livello psicologico. Sì, perché lui ha comunque una flowchart che funziona bene. E sì. L'ha persa a un certo punto. Prema è... a forza di prendergli la testata, gli ha fatto dubitare un po' del game plan, secondo me. Sì. Dovrebbe... cioè, ritrovare un po' di compostezza, come si dice di nuovo, e appunto ricomporsi e dire ok, devo rigiocare il game che ho giocato quando ho vinto. Ok, vediamo adesso che cosa ci concederà il ristorante qua. Che cosa abbiamo sul tavolo? Abbiamo Pokémon Stadium innanzitutto, di nuovo fra l'altro, che Prema ha continuato a non bannargli. Io vorrei capire perché, perché sto stage per Samus è buono. Ma mi sembra che sia buono anche per Donkey Kong però. C'hai ragione. Ragione. Ah no, prima avevano giocato su Small Bat. No, dov'è che avevano giocato quando aveva counterpiccato Epatite Loscal? La counterpick game 2. Dove l'hanno giocato? Oh mio Dio, non mi ricordo. Sono stanca morta e non so ci dire. Può stare. Comunque, ecco, non mi ricordo. Che? Cosa? Ma che, prima ha colpito Gamma da una roll distance. Adesso era dentro, non l'ha preso. Ma come non funziona? Non so dire. Wow. Ogni tanto Samus fa delle hardbox shift che sono tipo... Ma no. Che? PG Nobile non fa hardbox shifting, però te lo dico. Cosa? Ma quello era down air? Sì. E ha ucciso lì. Di lato, di smiccio. Ha ucciso il calcio di lato. L'ha gentilmente accompagnato nella Blaston. Va bene. Siamo qui anche per questo alla fine, Ben. Comunque, raga, è comunque una situazione questa pericolosa per Epatite perché... Questa scimmia impazzita velocissima. Ecco qual è il problema. Guarda quanto si cornera Epatite ogni volta. Oh no, non mi dire. È un po' parte del suo playstyle. Nel sì, senso, deve, sì. Cioè, è un po' il rischio che corre. È che non si affida molto ai movimenti alla fine. Cioè, secondo me è questo il problema. Si affida molto più al fatto che controlla tanto stage da lontano. Quindi fa sempre la dashback, no? Come adesso, dashback, dash attack, dashback fair, queste cose qua. Però il problema è che... si deve tenere un po' di stage per fare quelle dashback. Perché poi quando Prema inizia a fare aggressione, vedi che crumbla game. Ecco, vedi. C'è già poco stage da cui parti. Ed secondo ecco me i danni di prima. Gli zoner dipendono molto da quanto c'hanno centro stage. Motivo per cui penso che in realtà gli stage penso larghi che, così che contro gli zoner a volte sono pericolosi. Cioè, nel senso, per gli zoner. Perché, cioè, dipende da come lo giochi appunto il personaggio. Ma se lo giochi non pensando troppo al centro stage, fatichi. Perché stanno PG come Donkey Kong che ti dicono: va bene, prendo centro stage. Quindi ti inizia a strappare. E i tizi dicono: ah, beh, molto bene. E secondo me adesso stiamo vedendo esattamente questa cosa. Sì. Guarda qua, di nuovo, Epa non si è messo a centro stage, si è messo sotto la piatta. Sì. Gli ha lasciato stage e Prema sta continuando a fare sta cosa. E mamma poi il pugno, mia. Anche sto neutral get up roll. Epa ce l'ha un sacco. Io...
lo vedo sempre lì, prema. Io penso che per la legge dei grandi numeri, la teoria delle scimmie dattilografe, penso che adesso... Madonna! E infatti... E niente, 3-1 secco. Eh sì. Che abbiamo adesso?